Ed eccoci insieme qui negli studi di Sud TV. Siamo in diretta, quindi sia sul canale 663 del Digitale Terrestre, sia su sudtv.net che sul nostro profilo, sulla nostra pagina Facebook. Questa sera siamo in compagnia del presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Buonasera. Buonasera Cascone, benvenuto innanzitutto, insomma grazie per essere qui con noi. E è un argomento molto sentito il suo, insomma sicuramente un onere, un incarico importante quello che lei in questo momento riveste, soprattutto perché si sta iniziando a parlare e a concretizzare su argomenti che interessano un po' tutti quanti noi. Nei giorni scorsi è stato approvato il master plan per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno. Il primo step prevede finalmente l'allungamento della pista a 2000 metri. Insomma, qual è il ruolo della regione in questo momento? Come si è arrivato a questo obiettivo e soprattutto si concretizzerà realmente, perché se ne è parlato veramente da tanto tempo. Se ne parla da tanto e quindi è chiaro avere dubbi rispetto alla concretizzazione. Il ruolo della regione, il ruolo è quello di azionista di maggioranza dell'aeroporto, abbiamo oltre il 50% ed abbiamo sostenuto e finanziato l'aeroporto in questi ultimi anni proprio per arrivare a dove siamo arrivati adesso. Ci sono in parallelo due progetti, il progetto di fusione per la gestione con la GESA, che sarebbe la società che gestisce l'aeroporto di Capo Tichino e che lo gestisce molto bene, essendo Capo Tichino il primo aeroporto in Europa per la sua pezzatura di passeggeri tra 9 e 13 milioni, quindi è ritenuto il più qualificato, il più funzionale e più efficiente. Quindi siamo contenti che voglia, come dire, allargare la propria gestione coinvolgendo anche l'aeroporto di Salerno, ma non potrebbe essere diversamente perché ovviamente Salerno è il giusto complemento a Capo Tichino per dare uno sfogo ulteriore alle tante presenze che vogliono arrivare in Campania per un problema di vicinanza perché veramente la distanza è minima e quindi si potrebbe fare quello che noi abbiamo già chiesto al Ministero, la rete aeroportuale regionale. Su questo stiamo lavorando per avere la concessione globale per l'aeroporto di Salerno che è propedeutica al progetto di fusione perché altrimenti non si potrebbe fondere, diciamo, la gestione. In parallelo stiamo lavorando, come dicevi tu, al prolungamento della pista per avere questo prolungamento che è il primo tassello di un investimento di 200 milioni di euro che si farà sull'aeroporto di Salerno, che è importante sottolineare come il progetto di fusione con GESAC prevede oltre 200 milioni di investimenti infrastrutturali per la crescita dello scalo, per l'ampliamento della pista, per il miglioramento dell'accessibilità. Una parte di questi fondi saranno pubblici, oltre il 50% saranno appunto investiti da GESAC direttamente che contribuirà alla crescita dell'aeroporto. Prima di parlare della pista ci tengo ad evidenziare una cosa che secondo me è molto importante. È vero, c'è stata tanta diffidenza, di questo aeroporto si parla da tanto tempo e su questo non si deve dire diciamo, falsità, sicuramente si è perso un poco di tempo. Il progetto di GESAC prevede a regime nei prossimi 10 anni 5 milioni di passeggeri per l'aeroporto di Salerno. Stiamo parlando di un progetto fatto da una società privata, un SPA, di proprietà di fondi internazionali, quindi non stiamo parlando di un numero dato dalla politica per cui può sembrare, come dire, un numero sparato così. Stiamo parlando di persone, amministratori e dirigenti che gestiscono benissimo l'aeroporto, sanno di cosa parlano e se per Salerno hanno previsto questi numeri, noi non possiamo che essere contenti perché inevitabilmente un tale afflusso in questo territorio significa una crescita complessiva dell'intero territorio. Quindi si avrà sicuramente già nelle aree, come dire, che circondano l'aeroporto, ma in generale in tutti i comuni della Piana del Sele, una ricaduta molto significativa perché queste persone devono arrivare e devono partire e quindi ci sarà movimentazione, ci sarà sicuramente una crescita economica. Piccola conclusione sulla pista, il master plan è il primo tassello da portare a casa. Adesso dovremo avere il decreto dell'ENAC, l'approvazione del progetto dell'ENAC, il decreto del Ministero e bandiremo la gara. Noi, la nostra previsione di pubblicare la gara per l'ampliamento è il 28 dicembre, siamo convinti che riusciremo a fare tutto per quella data. Ovviamente aspettiamo adesso questi passaggi amministrativi che dovrebbero arrivare nei prossimi 10 giorni. Però ci potrebbero essere delle problematiche legate all'allungamento, parlo della questione ambientale o ad espropri in primis. No, la questione ambientale è ampiamente superata perché c'è il decreto VIA, è stato rilasciato dal Ministero dell'Ambiente, quindi se Quindi in non, itinere non, non ci si, saranno no, non ci ulteriori problemi. avrebbe, diciamo, potuto avere l'approvazione del progetto nella conferenza di servizi. Ci sono dei ricorsi legati agli espropri. Come spesso capita, stiamo parlando di un'opera di carattere di caratura nazionale, per cui ha una normativa molto specifica sulle approvazioni. È appunto il tassello fondamentale l'approvazione in conferenza di servizi che diventa automaticamente strumento di variante per i territori urbanistici e quindi dal punto di vista
della pubblica utilità. È chiaro che ci stanno dei ricorsi che immaginiamo non vadano a buon fine, perché la legge è chiara quando si parla di opere di carattere nazionale, però diciamo, insomma, si sono sicuramente un tassello da sgomberare. Sicuramente rappresenta un valore, rappresenterà in maniera, insomma, inequivocabile un valore aggiunto non solo per la questione passeggeri, perché è chiaro che tutti quanti noi, ma parliamo da Salerno fino a tutto il Cilento, di Ano, insomma, più in giù. Anche a Telegio. Anche, sì, anche la Basilicata. La Basilicata, la parte alta della Calabria. Insomma. La parte alta della Calabria. Sicuramente da questo punto di vista sì. Però noi abbiamo anche una struttura agroalimentare importante con quarta gamma, quinta gamma, insomma, quindi potrebbe essere dal punto di vista anche commerciale un volano per la nostra economia. Sì, ne parlavamo anche recentemente ad un convegno, questa è una cosa che va evidenziata in maniera precisa. Capodichino non ha le caratteristiche di Salerno, Capodichino di notte è chiuso perché è un aeroporto urbano, è molto vicino a delle case e quindi durante la notte i voli sono sospesi, mi sembra che le 23 l'ultima partenza arrivo, mentre a Salerno questo problema non si avrebbe, perché l'aeroporto è volto al mare, quindi sia il corridoio di accesso che il corridoio di accelerazione di arrivo e di partenza sarebbero liberi, quindi si potrebbe avere un aeroporto aperto 24 ore. Parliamo però di questo proprio per discutere che la notte potrebbero partire ad atterrare i cargo e quindi favorire la logistica nel nostro territorio, sia dal punto di vista delle partenze, quindi produzione e spedizione altrove, sia ovviamente dal punto di vista degli arrivi, perché potrebbe diventare Salerno l'aeroporto centrale per fare un polo di logistica e quindi favorire la movimentazione delle merci, proprio con questa apertura notturna. Possiamo dare un anno di riferimento? Per arrivare. No, allora, se il cronoprogramma verrà rispettato rispetto a quello che abbiamo immaginato noi, i lavori della pista potrebbero partire a settembre. Quindi, siccome i lavori della pista non sono particolarmente complicati, si immagina 9 mesi più o meno dovrebbe essere la tempistica. Noi immaginiamo che per metà del 2020 si dovrebbe avere la pista completata e l'aeroporto funzionale nel pieno delle proprie delle capacità dal punto di vista dell'accoglienza degli aeromobili. Poi con calma, insomma, verrà ricostruita l'infrastruttura. Non dimentichiamo, scusami, che la Regione Campania ha finanziato per quasi 40 milioni di euro il raddoppio e il prolungamento della Versana e quindi si faciliterà l'accesso attraverso la viabilità anche con gli assi trasversali. E ha favorito nell'accordo di programma con RFI il prolungamento della metropolitana di Salerno e quindi si avrà direttamente. Ci arriviamo. Volevo un attimo concludere il discorso sull'aeroporto, insomma, presentandole anche il fatto che in provincia di Salerno c'è un solo istituto superiore che ha l'indirizzo aeronautico, che è l'Istituto Mattei Fortunato di Eboli, che è anche una sede distaccata a Bellizzi. Insomma, quindi per questi ragazzi, sono tantissimi che seguono il settore aeronautico, tra l'altro con anche l'ASL che fanno proprio all'aeroporto, potrebbe essere anche uno sbocco lavorativo e professionale per tutti questi ragazzi che hanno questa grande passione per questo settore. Quindi saluto tra l'altro il dirigente Laura Cestaro. Ma assolutamente sì, è chiaro che diventa un'opportunità per tutti, lo dicevo, la crescita di questa importante infrastruttura, soprattutto per il veloce sviluppo che si punta possa avere, sarà una crescita, ovviamente anche una disponibilità occupazionale per il territorio. Allora, allungamento della metropolitana. Ma dicevo, l'altro elemento infrastrutturale è il collegamento con l'allungamento della metropolitana dallo Stadio Ricchi fino all'aeroporto di Salerno. Al 10 dicembre abbiamo un incontro con RFI proprio per discutere sull'evoluzione progettuale, anche per questo pensiamo di andare all'inizio dei lavori nel 2019. Si può immaginare un allungamento della... Io faccio ovviamente, approfitto del fatto che ho qui di fronte a me Cascone e quindi le domande gliele faccio così a raffica. Si potrebbe immaginare l'allungamento della metropolitana fino a oltre Salerno, intendo dire Battipaglia per esempio? Oltre Bellizzi. Esatto. In questo momento il progetto è previsto fino a Bellizzi, ma è chiaro che noi puntiamo al quarto lotto che potrebbe essere Bellizzi-Battipaglia. E anche qui come siamo messi con i tempi? Fino a Bellizzi, ripeto quello detto prima, noi immaginiamo di andare in inizio lavori nel 2019 per il prolungamento da Stadio Ricchi a Bellizzi. Le fermate sono due nel territorio di Ponte Cagnano, l'aeroporto e una credo nell'ultima tratta della zona industriale di Salerno. Quindi saranno queste quattro fermate aggiuntive. Quindi arriveremo alla conclusione dopo il 2020? Sì, 2022 dovrebbe essere la fine, l'ultima stazione. Dopo le prossime elezioni regionali?
Noi lavoriamo per Magari lo programmare, inaugurerà, chissà. sicuramente lo inaugurerà di nuovo il Presidente De Luca perché lavoriamo per la conferma. Noi lavoriamo per la programmazione delle infrastrutture sul territorio. È chiaro che non tutto si riesce a completare nei 5 anni perché tra la programmazione, la progettazione, le gare di appalto, i ricorsi, purtroppo il tempo ci vuole. Assolutamente sì. Invece, parliamo invece di un altro aspetto, insomma, che so che le sta a cuore perché effettivamente sono stati raggiunti degli obiettivi importanti, e parlo appunto delle aree, delle nuove strade che sono state finanziate, quindi del successo della regione in questo senso. Sì, parte da lontano, Parte da quando lontano. esplose in maniera chiara il problema delle province e quindi la scarsa manutenzione che le province riuscivano a fare sulla viabilità e quando nel frattempo si programmavano i fondi 14-20 del Fondo Sviluppo e Coesione, la Regione Campania ha chiesto all'allora Ministro Delrio di investire circa 530 milioni nella viabilità, diciamo secondaria, quindi quella delle province e quella dei comuni. Proprio perché la incapacità delle province dal punto di vista economico di poter supportare una manutenzione per una rete così bassa, a Salerno pensate che la provincia gestisce oltre 1.000 km di strade, bisognava surrogarle in qualche modo. Abbiamo deciso di esserci noi, abbiamo fatto un bando molto importante al quale hanno partecipato quasi 400 comuni per 1.100 progetti e sono stati finanziati 270 enti, 280 progetti, in provincia di Salerno parliamo di 100 progetti finanziati per 170 milioni, 98 credo siano. Insomma, una bella Sì, soddisfazione e anche tanto lavoro, no? tanto lavoro da fare per le amministrazioni perché adesso devono fare i bandi di gara per ovviamente individuare Dicevamo a un convegno, insomma, dove eravamo esattamente insieme. le ditte da Stanno lavorare, ma tanto arrivando? economia per il territorio. Stiamo firmando le convenzioni perché poi il primo tassello è la firma di convenzione tra ente e Regione Campania, poi il comune deve fare il bando e subito dopo si pubblica. Sicuramente le aree interne restano comunque quelle un po' più svantaggiate dal punto di vista della mobilità regionale. Oltre a quello che è stato già fatto, su che cosa si sta progettando, su che cosa si sta lavorando? Io parlo ovviamente sempre della zona che interessa un po' noi della provincia, quindi parlo del Cilento, parlo del Ma Diano. io credo che su Cilento, Diano e questi territori si sta facendo il massimo del lavoro possibile. La viabilità innanzitutto, quindi una pioggia di soldi, di risorse proprio per consentire di recuperare tutte quelle strade che sono le strade decisive. L'altro progetto importante è completare le strade importanti non completate. Penso alla Fondovalle Calore dove mancano ancora 20 milioni per completare ed è stata finanziata. Penso alla Pisciottana, quel famoso bypass in ponte che consente di evitare quella strada molto stretta, molto trafficata, soprattutto in estate. Anche lì, diciamo, abbiamo fatto riunione col sindaco Liguori e pensiamo di andare in appalto ad aprile per i lavori. Quindi voglio dire, credo che nel 2019 partiranno i lavori anche qui. E quindi la viabilità, diciamo, abbiamo fatto un investimento importante. Le vie del mare, come sapete, stanno andando benissimo quando partono nel periodo di giugno e arrivano fino a Hanno settembre. funzionato Sì, quest'estate? ma un risultato eccezionale l'ha avuto anche l'alta velocità per il Cilento. Noi, su richiesta dei comuni che hanno chiesto una destagionalizzazione, quindi di partire ad aprile ed arrivare ad ottobre, abbiamo fatto questo accordo con Ferrovie, non ancora formalizzato ma definito nei numeri, quindi io penso che quest'anno potremo partire addirittura ad aprile con un'alta velocità. Però Cascone, abbiamo anche Battipaglia. Sì, però noi stiamo parlando dell'alta velocità che collega Sì, il lo so, quella territorio che arriva a del Cilento. Sapri, Su eccetera. Battipaglia ci sta una richiesta del comune di Battipaglia importante, che è quella di far fare una fermata ad un'alta velocità che va verso Taranto, la Regione Campania l'ha sostenuta. Io ho incontrato casualmente il sindaco di Battipaglia e in uno scambio veloce di battute ho detto: oh, è vero che voi avete fatto questa richiesta e siete andati un paio di volte a Roma, però probabilmente se avessimo veicolato attraverso la Regione Campania, diciamo, è inserito nell'insieme delle cose che facciamo per la mobilità, nei rapporti che abbiamo con Trenitalia, forse sarebbe stato un pochino più concreto, Veloce, più eccetera. forte. Siamo rimasti col sindaco che ci saremmo visti a breve, aspetto, diciamo, che ci sentiamo per fare questo passaggio insieme. Quali sono gli obiettivi entro il 2020 che la regione, ovviamente parlo nel suo campo specifico, si pone? Manca un anno e mezzo. Oggi abbiamo consegnato il 13° treno JETS, che sarebbero i treni con i quali si sta riqualificando la flotta di Trenitalia. Venerdì è stata, diciamo, pubblicata per i treni della Circumvesuviana l'acquisto di quasi 40 treni nuovi, parliamo di 220 milioni di acquisto, no, di treni nuovi e quindi questo dal punto di vista dei treni. Stiamo predisponendo le gare, alcune già pubblicate, altre in itinere, nel senso che sono pubblicate adesso e altre verranno pubblicate entro la fine dell'anno per l'acquisto di quasi 800 autobus nuovi per rinnovare il parco rotabile dei pullman
che hanno contratti pubblici le aziende e che si muovono, e quindi riusciremo a sostituire gran parte di questi treni. Gli abbonamenti studenti gratuiti stanno andando benissimo, siamo arrivati a 125.000, un numero esorbitante. Questo è a prescindere, come funziona l'abbonamento gratuito agli studenti? Non è una cosa così, tutti gli studenti che fino a 26 anni con un reddito ISE sotto i 35.000 euro, che è una cifra altissima, e quindi per questo diciamo, i numeri sono importanti. Stiamo cercando di potenziare le corse, e ovviamente questa esplosione di studenti che viaggiano richiedono maggiori corse, soprattutto negli orari scolastici. Abbiamo fatto un accordo con le società per poter finanziare con altri 4 milioni di euro dei collegamenti puntuali che supportino queste esigenze. Stiamo cercando di rispondere in questo modo. Dal punto di vista politico, come si sta disegnando? Insomma, dopo quello che è accaduto alle scorse politiche, appunto, quindi con queste esplode dei 5 Stelle, questo governo giallo-verde, che idea si è fatto su quello che potrebbe accadere in Regione Campania, nelle prossime regionali? Se già un po' di cose sono cambiate, insomma. Io penso che la politica vada a una velocità tale che pensare per 12-18 mesi, insomma, sia relativamente complicato, perché qua ogni mese succede un fatto. Sì, questo sicuramente. Sicuramente. Però che lettura? Sicuramente il risultato elettorale di marzo ha dato una risposta chiara ai partiti tradizionali. La gente voleva il cambiamento e voleva delle risposte. Quello che abbiamo provato di dire in questa campagna elettorale era che non sempre le cose annunciate sono fattibili, perché da annunci a cose concrete c'è sempre tanto da fare, e mi sembra, purtroppo, anche per chi aveva delle aspettative, che questi siano i risultati. Ovviamente dobbiamo, come dire, provare a ragionare un po' meno di slogan attraverso Facebook e un po' più di cose concrete. Mi rendo conto che le persone, soprattutto le persone in difficoltà, vogliono risposte, perché ovviamente magari vogliono anche speranze, quindi si legano ai partiti all'idea, ai partiti più populisti, che insomma promettono di risolvere tutti i problemi. Adesso secondo me siamo nel momento del guado. Quando e se le cose che sono state promesse non verranno fatte in parte, non verranno fatte proprio, che tipo di valutazione faranno i cittadini rispetto ad aver scelto di seguire una speranza ma basata probabilmente da poca concretezza? Credo che questo sarà poi il tassello su cui si gestirà la politica del futuro, perché se le persone avranno un minimo di senso critico, con lo stesso senso critico con cui hanno criticato il governo precedente, ma in generale i governi precedenti, come giusto che sia, però dovrebbero applicare lo stesso senso critico anche a chi sta gestendo adesso l'Italia, perché sicuramente le cose non stanno andate bene, le situazioni sono abbastanza critiche economicamente, quindi bisognerebbe riprendere lo stesso senso critico e fare una valutazione. È preferibile tornare alla politica, come dire, classica, che però, voglio dire, abbinava cose concrete a cose possibili, o continuare ad inseguire, come dire, una speranza che però probabilmente non vedrà i risultati sperati. Ma non crede che un partito come il PD, che sicuramente è un partito strutturato, insomma, un partito che comunque nel corso degli anni ha dimostrato comunque di riuscire a fare unione, in qualche modo debba svecchiarsi rispetto a quello che è accaduto? Ma il risultato che ha avuto il Partito Democratico, il risultato che oggi danno nei sondaggi, fanno capire che sicuramente il Partito Democratico non ha saputo più parlare alla gente, quindi questo è un problema che è sul tavolo e non può, da parte dei dirigenti di questo partito, essere trascurato. Modi e forme con cui questa cosa si possa recuperare e si possa tornare, come dire, nel giusto contatto con le persone, e sicuramente non è banale, perché ripeto, quando tu vuoi fare un partito di governo e vuoi provare a cambiare l'Italia, devi non sempre dire sì, ma probabilmente devi dire tutto quello che è possibile e quello che è vero, e quindi questo ovviamente, a confronto di chi dice che tutto è possibile e tutto è vero, e ovviamente crea qualche difficoltà di appiglio nel senso di interesse. Va fatto, questo cambio e ricambio va fatto, questo cambiamento di comunicazione va fatto, probabilmente vanno recuperati alcuni ideali che avevano spinto il PD in una fase della crescita di questo partito. Io ripeto, sono convinto che mese dopo mese le cose muteranno, non per forza come dire, drasticamente, ma secondo me un po' più di consapevolezza nelle persone quando vanno a votare si inizia a formare questo sentimento di valori legati alle cose vere, non solo agli annunci.
Lei, anche da assessore a Salerno, ha sempre avuto un rapporto molto stretto anche a livello di social. Io, insomma, vedevo che comunque rispondeva a tutti ed era molto attento, ecco, era molto attento già in tempi non sospetti, no? Quindi, nel senso, mi riferisco al fatto che appunto i social sono esplosi un po' con i 5 Stelle, però lei lo ha sempre fatto. Ha perso un po' questa aderenza con questo ruolo che un po' l'ha allontanata dai cittadini, perché comunque è l'assessore, o meglio, è il delegato, è il presidente di tutta. L'ho perso, no, non rispondo più solo ai cittadini di Salerno, questo sicuramente, quindi le È un po' risposte più sono più complicata la ampie, cosa. sì, sono più ampie, cerco sempre di rispondere a tutti quanti, cerco sempre anche di polemizzare con tutti quanti, perché io resto Anche di che sempre, polemizzare. sempre, tutti quelli che fanno la polemica con me ricevono, diciamo, una risposta anche dello stesso tenore, perché io sono convinto, sì, allora, i social hanno sicuramente cambiato il modo di vivere in generale e ovviamente anche il modo di fare politica, e del resto i risultati elettorali, il governo attuale ne è un po' la massima espressione in questo senso. Io sono convinto che le persone che la pensano diversamente da chi oggi sta al governo non possono, come dire, rifiutarsi di discutere su Facebook col principio che, come dire, le cose dette su Facebook sono cose dette senza un senso critico, senza la verità, fake news e quant'altro. Perché è proprio questo abbandono delle persone che possono dare un contributo di merito alle questioni che ha lasciato spazio e campo a tutti quelli che parlano della prima cosa, diciamo, senza nessun tipo di verifica o nessun tipo di controllo della notizia. Quindi bisogna stare sulle questioni, bisogna prendersi le critiche come è giusto che sia, bisogna rispondere alle offese quando le offese sono gratuite e motivate, ma non bisogna lasciare spazio solo ed esclusivamente a chi fa politica col populismo sui social network, altrimenti ci troviamo una realtà lobotomizzata di cittadini che non hanno più motivo per pensare, perché nessuno gli fa la domanda: ma sei sicuro che quello che sta scritto lì è una cosa vera? Sei sicuro che quello che si sta dicendo è una cosa vera? E questo è fatto perché chi ovviamente passa la propria giornata a lavorare non ha tanto tempo da passare sui social, mentre chi si dedica ai social come Certo, unica questo è ragione di vero. vita è ovviamente probabilmente ha meno cultura, meno competenze, cerca di passare dai no vaccini alle scie chimiche, ovviamente ha più tempo da dedicare a queste cose, ha più tempo a essere presente, perché poi questo è. E invece per quanto riguarda la Lega, potrebbe rappresentare, insomma, un freno alla rielezione di De Luca? Se magari si mettono insieme Lega, Forza Italia, La eccetera, Lega è un eccetera. fenomeno molto strano, perché io da cittadino della Campania, da Terrone, come mi onoro di essere, veramente non riesco a capire chi vota 5 Stelle in Campania, non riesco a capire chi vota Lega, perché la Lega e i personaggi che guidano la Lega sono gli stessi che ci hanno sempre ritenuto, come dire, veramente extracomunitari, se vogliamo usare un termine nell'accezione negativa. Ed è inconcepibile che adesso noi li sosteniamo, li votiamo, li Come la chiamiamo. legge questa cosa? Io penso e spero sia legato solo a questo fenomeno di, come dire, di mancanza di percezione di sicurezza, soprattutto legato alle persone extracomunitarie, e questa battaglia molto populistica che Salvini fa contro, diciamo, gli sbarchi, contro gli immigrati, e quindi chi cerca o percepisce una difficoltà, magari una mancanza di sicurezza, le persone più anziane o i giovani che probabilmente vedono in queste persone con cui competere dal punto di vista del mondo del lavoro, reagiscono con questo voto all'unico di cui ne parla. E onestamente mi sembra una motivazione, ripeto, se parliamo della Lega, veramente per chi viene dal sud, veramente allucinante. Quindi pensa che non attecchirà fino in fondo. Sicuramente ci Ci saranno, insomma, sta, vabbè, abbiamo le europee la adesso, un Lega c'è, attimo le è anche un europee discorso forse un sarà po' un primo, diverso. sicuramente un primo segnale, poi bisogna capire dopo le europee cosa succederà al governo, se il governo va avanti o non va avanti. Ripeto, io sono molto sconcertato da chi vota Lega in Campania e al Sud in generale, perché è veramente una cosa inconcepibile. Sono le stesse persone che ci hanno, tra virgolette, schifato, si può dire, per Sì, una si può dire. vita, e oggi diventano i nostri paladini. Onestamente preferisco che voti a destra, voti 5 Stelle, ma non è possibile che Se tagliamo questa parte, cioè preferisco che voti a voti Lega. destra, No, dico, se tu non lo sei metto no, lì. se tu, se No, tu se scherzo, no, lo scherzo, dicevo, per ovviamente. dire, se tu vuoi cavalcare il fenomeno Sì, contro l'inclusione capisco. sociale, non hai ideologia di sinistra perché pensi che gli immigrati e l'immigrazione sia una cosa da combattere, prima gli italiani, cioè tutto questo mondo che non mi appartiene ma che esiste, non si può dire che non esiste, io lo posso capire, ma che tu voti un partito che ci voleva cancellare dalla faccia dell'Italia, cioè mi crea qualche difficoltà, onestamente, condividerlo e capirlo.
Questo sicuramente sì, questo potrebbe essere un motivo, sì, sicuramente. Nuovo segretario del PD, insomma, a breve avrete probabilmente questo nuovo segretario del PD, Minniti sarà a Salerno nei prossimi giorni, Venerdì, mi sembra, sì. esatto, sì, venerdì, quindi questa è la posizione Ma noi stiamo seguendo una del linea, Presidente. sì, sicuramente di indirizzo abbastanza chiara rispetto a questo discorso su Minniti rispetto agli altri candidati. Credo che sia, come dire, una discontinuità che però difenda il lavoro che è stato fatto ovviamente fino ad oggi. È un uomo di grande competenza, è un uomo che viene da esperienze amministrative e politiche di lungo corso, quindi sicuramente una persona di grandissima qualità. Ovviamente, ripeto, noi siamo in un momento in cui il partito si deve rifondare complessivamente, al di là del nome di chi sarà il segretario. È però importante il nome del segretario perché ormai i partiti si collocano molto su chi è il leader rispetto a È così. una classe dirigente. Quindi noi abbiamo bisogno di un cambio di passo e puntiamo ad un nuovo segretario perché per ripartire in Anche questo per la senso. provincia di Salerno. Ma io credo sia stato eletto non da molto, quindi penso che il Ci sarà un tempo. congresso C'è probabilmente dopo congresso l'Europea. regionale innanzitutto e poi dopo il congresso regionale ci sarà quello probabilmente provinciale, ma penso dopo l'Europea, quindi c'è un Ovviamente po' di sì, tempo. immagino Poi ci sono le dopo. regionali da votare, quindi probabilmente non so se si cambia un segretario prima delle elezioni Certo, magari la regionali, insomma. tempistica non è proprio Sì. Però perfetta in questo momento, insomma, c'è bisogno proprio di io penso che l'importante è che sia sintesi. cambiare, come dire, tutti insieme il modo di lavorare e di stare in mezzo alla gente. Chi fa il segretario è sicuramente importante, ma non è l'elemento decisivo rispetto a una crescita di un partito. È uno degli elementi utili, ma importante è che si torna a fare politica nella gente, si cerca di spiegare le tue motivazioni, spiegare le motivazioni, spiegare le cose sbagliate che fanno altri o le cose che annunciano altri solamente. Voglio raccontarti un episodio. Alle 5 di oggi ho fatto una riunione in regione con i sindacati dell'industria italiana autobus, che è un'industria, una società, un'azienda che ha comprato lo stabilimento di Flumeri ex Iveco, dove dovrebbero lavorare 400 persone, tutte in cassa integrazione. Il governo precedente stava facendo un percorso, questo percorso si è arenato. Vabbè, sono successe un po' di cose. A luglio Di Maio ha annunciato: abbiamo risolto, Trenitalia si compra la società. Fra 15 giorni scade la cassa integrazione, e fra 10 giorni probabilmente la società fallisce. Ora, qualcuno si deve domandare da 6 mesi, da luglio più o meno 5 mesi ad oggi, questo annuncio che non ha portato a niente. Annuncio fatto su Facebook, quindi nei classici stili precisi di comunicazione di un partito che ha una vocazione di questo tipo, non è successo niente. I lavoratori stanno finendo la cassa integrazione, la società non è stata salvata con la ricapitalizzazione, quindi qualcuno deve iniziare a fare una domanda, ma questa persona quando fanno le annunci, poi dopo danno seguito a quello che dicono, o è meglio che fanno qualche annuncio in meno e le poche cose che dicono le fanno, cosa che secondo me un governo che ha gestito e amministrato ha fatto, può aver fatto degli errori, ma tante cose le ha fatte. Andiamo un attimo in chiusura, chiudiamo proprio con quello che farà Luca Cascone nei prossimi mesi. Facciamoci un nodo a fazzoletto, così poi almeno ho il pretesto a Cascone di richiamarla No, ma per carità, no, e di sentirla abbiamo tante nuovamente. cose in campo. Devo dire, io cerco di dare una mano al presidente in questo settore dove, come dire, mio malgrado mi sono ritrovato e so, come dire, mi trovo a lavorare molto bene, stiamo facendo tante cose. La Regione Campania nel campo dei trasporti e delle infrastrutture sta facendo tantissimo, ha programmato tantissimo, ci sono tantissime risorse per l'economia e le infrastrutture della Regione Campania, ripeto, treni, autobus, strade, ferrovie nuove. Prolungamenti della metropolitana, l'abbiamo detto, il lavoro sull'aeroporto per ripartire, importantissimo il bando che dovrebbe, cioè meglio, la graduatoria che dovrebbe uscire la settimana prossima per gli interventi sui porti regionali. Noi abbiamo tante difficoltà nei porti minori, i porti regionali sono i porti minori della Campania, quindi esclusi Napoli e Salerno, e in questi investiremo quasi 150 milioni di euro per fare messe in sicurezza e dragaggio in tutti i porti della costa cilentana, della costa amalfitana e poi del tratto napoletano, che è un altro intervento molto, molto importante, proprio per favorire da un lato la sicurezza innanzitutto, ma poi l'accessibilità, quindi i turisti, le persone che con le barche spesso si muovono e fanno la vacanza del weekend piuttosto che la vacanza più lunga. Quindi io credo che siano tutti interventi di grande importanza e di grande interesse. È un lavoro, come dire, certosino, perché purtroppo le norme italiane sono molto complesse, ma io credo che da qua al 2019 noi potremo immettere, dal punto di vista infrastrutturale, oltre 1 miliardo di euro di lavoro in regione.
Beh, insomma, direi che è tanta È roba, tanta roba, sì. tanta roba. Grazie a Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti. Ci risentiremo sicuramente presto, farò un po' da stalker per farla ritornare in trasmissione da noi. E grazie come sempre a voi per averci seguito. Ovviamente Buonasera. troverete poi il link dell'intervista e potrete poi rivederla con calma. Grazie mille e buona serata a tutti.